pensiamo insomma di divertirci e di dare una mano anche all'ospedale, che è la cosa poi più importante. Insomma, si unisce la passione, il divertimento e una motivazione benefica. Farlo per una causa sicuramente lo rende molto più interessante, più divertente e ti fa sentire molto più realizzato alla fine. Lo scopo è arrivare in fondo al progetto della Play Therapy, è esatto. Quello. Il progetto Play Therapy è veramente un qualcosa di fondamentale. In un momento così particolare, quando uno va in ospedale, in cui i bimbi stanno male, sapere che magari c'è qualcuno che li può accogliere con un sorriso, che può dare una mano, che può essere di conforto a loro e anche ai genitori, che in quel momento devono essere forti, anzi delle volte forti due volte, sia per loro che per i loro bimbi. Si fa per un doppio scopo, insomma, è bellissimo, bella atmosfera, belle persone, mi è piaciuto. Abbiamo scelto di fare le staffette per aiutare l'ospedale Meyer, siamo 10 squadre abbiamo fatto. Siamo una famiglia, siamo 5 squadre, siamo un grande gruppo, siamo tanti colleghi e corriamo insieme per una buona causa. Abbiamo portato più di 40 persone, più di 40 colleghi a correre con conseguente donazione. Abbiamo deciso di partecipare e abbiamo coinvolto tantissime persone anche del nostro paese a fare le donazioni. Il denaro che diamo con tutto il cuore è speso nell'interesse per dei bambini dell'ospedale e di conseguenza anche della cittadinanza. Per il Meyer questo è altro. È l'ospedale per eccellenza. Le iniziative che sono buone sanno di buono. La Fondazione Meyer è stata scelta da 230 staffette, quindi quasi 700 persone che hanno deciso di portare il proprio sforzo, il proprio entusiasmo a sostegno di un progetto che in ospedale è quello della Play Therapy. Non sono allenato per niente, ma la faccio molto volentieri. Sta insieme con le amiche, si sostiene una buona causa e si aiuta una realtà come il Meyer, che è importantissima per tutti i bambini e per la nostra città in particolare. L'amore per l'ospedale, il senso d'appartenenza. I miei bambini pensavano andassi al lavoro al Meyer e invece gli ho detto che vado a correre per il Meyer e per i bambini del Meyer, e loro mi hanno abbracciato. È proprio una sfida che ho raccolto e proprio anche un modo di fare squadra insieme. Provo orgoglio perché questo ospedale è qualcosa in più. Questo ospedale fa vivere un'esperienza a 360 gradi, è quello che mi ha cambiato la vita professionale e anche quella affettiva, dell'attenzione delle famiglie e dei bambini. Devo sapere, c'è la squadra degli ortopedici, degli urologi, degli otorini, l'ufficio del bilancio, l'ufficio informatico e la direzione che corrono tutti insieme alle cascine, e è anche un senso di famiglia. Per me oggi questo è il significato più forte. Per la Fondazione Meyer, viva, presente nel cuore della città, esprime l'amore e la voglia che l'ospedale Meyer cresca sempre di più e immetta sempre quelle attività, quale ad esempio la Play Therapy, che contribuiscono a determinare il buon successo delle terapie. Non correrò mai più, ma per il Meyer vale la pena. Ora a stroncare subito. Dopo fuochi durissimi.
sono contenta e sono contenta anche di aver corso con questa maglia, davvero grandi. Non ci potevamo veramente tirare indietro rispetto a questa grande iniziativa. Bene, andata bene. Bello, bello, si sta insieme in amicizia, divertente. Abbiamo fatto una piccola squadra all'interno del nostro posto di lavoro, non ci abbiamo pensato due volte a partecipare. Bene, sono vivo. Bella, ci piace, rifacciamo. È chiaro che per noi è un piccolo gesto, nel senso la partecipazione è una cosa molto piccola. Le persone che invece giornalmente operano al Meyer per la Play Therapy sono una cosa gigantesca. Quindi ti senti di dare un piccolo aiuto, una piccola spinta, di essere una piccola ruota di un ingranaggio molto più importante e molto più sfidante. Oggi è davvero una grande festa per il Meyer, per la solidarietà e per la salute.